Vladimir Kosturin di Roma, il terzo esercizio sull'equazione differenziale di variabili separabili. Allora facciamo questo esercizio x, l'esercizio numero 3, x più y uguale a 0. Separiamo le variabili, quindi x più, al posto di y' mettiamo dy su dx uguale a 0. Porto x nel membro a destra, y dy su dx uguale a meno x. Ok, dx lo porto a destra, quindi ho y a sinistra, x a destra. Quindi y dy uguale a meno x per dx. Quindi ho separato le variabili. Faccio l'integrale di entrambi i membri. Quindi integrale y per dy uguale a meno integrale x dx. Quindi ho integrato entrambi i membri. Integrale y quadro mezzi, quindi non avete nessun problema. Più, va bene, la costante lo metto alla fine, meno x quadro mezzi più una costante c. Allora, faccio così, lo prendo, cioè, come problema di Cauchy, quindi do delle condizioni iniziali y nel punto 0 uguale a 1, quindi risolve il problema di Cauchy. Quindi questo è l'integrale generale, se li passo, c lo metto a destra magari, quindi viene x quadro più y quadro se li porto a sinistra, fratto 2 uguale a 2c, però uguale a c. C'è una circonferenza, se vedete, viene l'equazione della circonferenza. Sostituendo, quindi questa integrale generale, soluzione generale, integrale generale, visto che è implicita, integrale generale. Benissimo. Adesso, per trovare la soluzione di Cauchy, sostituisco la condizione iniziale, y.0 uguale a 1, quindi x0, 0 più 1, y uguale a 1, uguale a c, e quindi c uguale a 1. E quindi è venuto la circonferenza x quadro più y quadro uguale a 1. La circonferenza di raggio 1. Se voglio trovare la funzione nell'intorno del punto 0,1, devo ricavare qui, c'ho due possibilità, o y uguale a radice quadrata 1 meno x quadra con più, oppure y uguale a meno radice quadrata di 1 meno x quadra. Cioè, 1 meno x quadro, quindi y quadro uguale a 1 meno x quadro, y uguale a più o meno radice quadrata di 1 meno x quadro. Ecco, ho queste due condizioni, due funzioni. Quindi se x uguale a 0, qui viene y uguale a 1, qui se x uguale a 0 viene y uguale a meno 1, quindi questo non va bene. Questo no, perché nell'intorno del punto 0,1 questa funzione, non si tratta di questa funzione, cioè nell'intorno del punto 0,1 x uguale a 0, y viene meno 1, invece sto nell'intorno del punto 0,1, quindi la funzione definita nell'intorno 0,1 di questa equazione differenziale è la funzione y uguale radice quadrata. Lo riscrivo qui, quindi y uguale radice quadrata di 1 meno x quadro. Questa qui è la soluzione di Cauchy. Soluzione del problema di Cauchy, soluzione Cauchy. Qui finisce questo esercizio. Vi invito a iscrivervi al canale. Mi potete scrivere tramite commenti, SMS, anche a Facebook con lo stesso nome Vladimir Kosturi. E il mio numero di telefono è 340 90 10 279. Per eventuali lezioni a distanza via Skype e altri mezzi. Finisce qui, vi invito quindi a iscrivervi. Vladimir Kosturi da Roma.